stai? Tutto bene. E tu? Bene, grazie. Come ti chiami? Io sono Luca. Nome d'arte Militantà. Di che gruppo fai parte? Di Assalti Frontali. Quando hai incominciato a far musica? L'ho dimenticato. Talmente tanto tempo che... sono passati più di 30 anni, 32, 33, era l'88. Come è stato il primo approccio alla musica? Ma il primo approccio alla musica... Io facevo il DJ prima, amavo pazzamente l'hip hop, quindi c'avevo un sacco di dischi, mi piaceva l'energia, mi piaceva la storia di riscatto sociale che c'era dietro questa musica, e quindi cominciavo a mettere i dischi, e poi quando ho detto oh, ma qui sentivo un bel vuoto, perché sentivo che c'era bisogno di dire qualche cosa, ma di dirlo con il rap, ma nessuno lo diceva con il rap in italiano, così abbiamo cominciato a farlo io. Il mio socio Castro Ex con l'Onda Rossa Posse. Per te cos'è la musica? Ma la musica è qualcosa di che compensa appunto un vuoto che ho e che mi avvicina alla bellezza. Cosa ti spinge a far musica? Quando sento che ho bisogno di rimettermi in equilibrio, che c'è qualcosa che non va dentro di me, oppure che sono molto esaltato e voglio comunicarlo, con la musica mi rimetto a posto, sento la pace, sento che sto bene. Quali sono i tuoi riferimenti musicali? Ma quando ero piccolo, dai cantautori come Fabrizio D'André, ma anche Lucio Battisti, Lucio Dalla, e poi ci sono stati i Clash, i Cure, e poi piano piano tutto l'hip hop anni 80, da Grandmaster Flash, Africa Bambaataa, De La Soul, Public Enemy, KRS-One, così più o meno fino ai primi anni 90, Tupac, Dr. Dre, eccetera. Poi io ho cominciato, diciamo che ho smesso, c'ho tutta una discografia che arriva più o meno fino al 92-93. Viva la rivoluzione, viva viva, yeah. Io ora vi saluto dalla Habana, Cuba, a cavallo in autopista con il reggaeton. Barrio al buio, stelle, Chucky, Fidel, oh. Viva la rivoluzione, viva viva, yeah. Abituati a essere considerati peggio. Da dove deriva il tuo nickname? Militantà, perché militant, perché mi sentivo un militante di base, e sono quelli che diciamo coniugano il pensiero con l'azione e l'azione col pensiero, e sono quelli proprio un po' che si danno da fare, e senza di loro le cose non vanno avanti, e hanno la responsabilità un po' di tutto. E A stava per Havana, perché quando ero piccolo pensavo che sarei andato a vivere a Havana. Poi inizialmente eri degli Onda Rossa Posse, giusto? Sì. E dopo in che gruppo sei confluito? Beh, Onda Rossa Posse ha fatto il suo disco del 1990 e pochi mesi dopo ci abbiamo sciolto, perché la cosa stava diventando troppo grande e portavamo comunque un nome importante come quello di Radio Onda Rossa, e quindi poi abbiamo dato vita a Assalti Frontali e a K47, e io ho fatto Assalti Frontali. Qual è il processo creativo che ti porta alla creazione di una traccia? Ma non esiste, diciamo, il decalogo della canzone perfetta, se no ci sarebbe un mondo di canzoni perfette, quindi dipende, magari delle volte riesco a farla in un giorno, altre volte in un mese, altre volte me la trascino. Quelle che vengono prima sono delle volte le più belle, poi magari piano piano le raffino, le miglioro, diciamo che... Però in generale, ad esempio, l'ultimo disco Courage comunque è stato fatto in 6 mesi. Tu fai solo la parte vocale o anche la parte degli strumenti strumentali? Ma diciamo che una canzone, un testo, diciamo nasce prima, cioè una canzone nasce un po' prima il testo, almeno una canzone di Assalti Frontali nasce un po' prima il testo della musica, però le cose vanno pure di pari passo, nel senso che una volta che è fatta la base io rifaccio pure il testo. Con chi collabori per la parte strumentale? Per le basi con Bonneau e con Luca D'Aversa, che c'ha uno studio vicino a casa mia. Di cosa parlano i testi delle tue tracce? Parlano della vita che c'ho intorno, dei miei quartieri, del coraggio di cambiare la vita e di sognare un mondo migliore. E per te il testo delle canzoni è fondamentale? Sì, per me, beh, certo, la musica quando è strumentale
va bene, evocativa, ma quando ci stanno le parole sono molto importanti, vanno dette bene, cioè se ci stanno delle parole fuori luogo che non mi piacciono, piegate un po' la canzone proprio. Batti il tuo tempo su, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, io, batti il tuo tempo, fotti il potere, batti il tuo tempo, fotti il potere, dai, dai, batti il tuo tempo, su, sulle mani. Palco live, nonostante diversi anni di concerti, ti terrorizza ancora oppure no? Beh, prima di salire c'è sempre il brividino e dici come andrà, insomma, però poi quando sto sul palco come è sempre una gioia. Hai qualche scaramanzia, rito, prima di salire sul palco? Ma mi metto i tappi per le orecchie perché purtroppo ho l'udito lesionato. Qual è il posto in cui hai suonato che ti ha emozionato di più? Ce ne stanno tanti, sicuramente il Lago della Snia per tutta la storia, la suggestione, il fatto che comunque lega tutte le comunità, l'età, sì, forse il Lago della Snia. Tu spesso ti capita di andare in giro per l'Italia a cantare, a suonare, come affronti un tour? Ma noi i tour li affrontiamo che più o meno facciamo uno, due, tre concerti di seguito e poi torniamo a casa, non è che facciamo proprio le partenze, e d'altra parte siamo sempre in tour perché comunque siamo, diciamo, sempre sulla strada, sempre disponibili, quindi non è che facciamo i periodi 30 concerti di seguito e via, quindi andiamo e veniamo, siamo per fortuna molto leggeri sia come formazione sia come asset sul palco, per cui possiamo viaggiare così senza, soltanto con lo zainetto e via. Dal punto di vista puramente estetico, per te l'abbigliamento sul palco sono importanti oppure? Beh, l'outfit sarebbe importante, io non è che ci faccio tanto caso, però insomma capisco che c'ha anche il suo peso, però secondo me poi al dunque, almeno per me è stato sempre quello che vedevo di meno, cioè mi piace la naturalezza delle persone, l'importante è essere naturali, più sei naturale più sei autentico, più passa quello che trasmetti. Scrivo con carta e matita che la tua storia non venga smarrita, e quello è il fiore di un partigiano morto per la libertà, per la resistenza, per l'uguaglianza, per ogni mancanza di diritto, non ci hanno mai sconfitto, va avanti sempre e per sempre il nostro conflitto, mi ci punta a capo vinto, non riesco a stare zitto, osare, lottare, la libertà solidale, sei del tempesta, ponte di nonna, ne costruiamo ponti in ogni zona, ogni zona, la mia voce risuona, su, e ricorda la speranza della causa che non si abbandona. Mezza luna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a finale, alleluia, il mondo intero capirà, capirà perché, quando entreremo a Kobane, ale ale ale, il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno, il sogno dell'Ojava, se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io lo dico che lo rifarei, il cielo ci sorride, le nuvole... Lockdown. Durante questo periodo sei riuscito a scrivere oppure ti sei bloccato? No, ho scritto delle canzoni che sono state pubblicate, Città Fantasma ad esempio, e anche ho buttato giù delle bozze di testi, di libri che magari usciranno più avanti. Nella tua attività, oltre il cantare, fai anche altro? Faccio i laboratori rap nelle scuole, che è una cosa molto bella che ho cominciato a fare 10 anni fa e che sta montando sempre di più perché ce n'è tanto bisogno sia in tutti gli ordini di scuola, insomma, sia nei territori, perché i ragazzi hanno bisogno di sponde, di qualcuno pure grande che li parli e che li ascolti. In passato hai anche scritto dei libri? Ho scritto anche 3 o 4 libri, mi sono sempre dimenticato, e tra poco ne uscirà un altro. Di cosa parlano? Beh, di solito sono sempre attingono alla realtà, quindi c'è Storia di Assalti Frontali che parla un po' della storia del gruppo anni 80-90, poi c'è Soli Contro Tutto che è un libro che racconta della scuola, della lotta dentro la scuola elementare, poi c'è Conquista il tuo quartiere, Conquisterà il mondo,
che racconta di, sempre della mia vita con il rap. Poi c'è Il viaggio della parola, che è un viaggio che ho fatto in Messico, e tra un po' uscirà al Laboratorio Rap. Come ti vedi tra 5 anni? Ma guarda, alla fine negli ultimi 20 anni ho mantenuto un certo equilibrio, spero che di mantenere lo stesso equilibrio anche nei prossimi 5, alla fine è la mia portata. Cosa ne pensi della scena musicale italiana attuale? Ma c'è un sacco di fermento, ci stanno tanti un milione di ragazzi che vogliono fare rap, e questa è una cosa bella. Diciamo che ci sono tante cose che sono belle, la parte mainstream la vedo un po' troppo puntata appunto sull'estetica e un po' finta, ecco. Però comunque considero che c'è sta tanto fermento. La voce mi chiama, perché ogni mio stanza è rifiutare questa brutta fame, un popolo che brava. Siamo partiti da poco questa guerra, siamo impazziti tutti ed ora che sta terra. Sono viva, testa alta, vado il sole e il cielo, so che io non cado. E cammino senza avere una certezza, lui ancora non lo sa. Il mio bambino poi lo capirà, dobbiamo andarcene da qua. Io sono là, là, io sono là, là, là. Io sono là, 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 là. Io sono là, là, là. Io sono là, là. Io sono là, là, là. Io sono là, là, là. Social, li usi, non li usi, li odi? Beh, li uso perché comunque sono un mezzo per entrare in contatto con tante persone, un po' però, sì, un po' li odio pure perché comunque fanno perdere tanto tempo. Voi, per i vostri dischi e le vostre produzioni, vi fate dare una mano da un'etichetta? Ma ci facciamo comunque dare una mano da una rete di relazioni che abbiamo, sia di etichette, uffici stampa, persone che ci vogliono bene, a cui vogliamo bene, insomma siamo un gruppo abbastanza affiatato, siamo un team abbastanza affiatato. 3 progetti musicali che bisogna assolutamente conoscere, anche del passato. Che ne so, Fabrizio De André, Robert Smith, Tupac. Molte grazie, ciao ciao. Dai, grande Luca.